L'allarme è stato lanciato a tutte le istituzioni interessate dalla municipalizzata AMA. A settembre Roma rischia una nuova crisi rifiuti ed è per questo che la sindaca Virginia Raggi ha tentato di anticipare i tempi, chiedendo fin d'ora alla Regione Lazio la proroga dell'ordinanza che a luglio in 2 settimane aveva consentito di superare l'emergenza. Il problema, stando ai dati in possesso di AMA, è che alcune aziende non starebbero rispettando le prescrizioni imposte dalla Regione. Tra queste la Rida di Aprilia, che ha chiuso le porte a Roma e alla sua immondizia perché sostiene di non avere sbocchi sufficienti nell'inceneritore acea di San Vittore, il che si aggiunge all'esaurimento del contratto con l'Abruzzo, che per ora ha detto no alla richiesta di accogliere altre 16.000 tonnellate di rifiuti da Roma, al prolungato stop degli impianti colari a Malagrotta, che non riapriranno prima di novembre, il che comporta un deficit giornaliero di 500 tonnellate, e all'insuccesso per ora delle trattative con l'estero per portare i rifiuti romani negli inceneritori oltre frontiera. Ne consegue che l'unico impianto AMA rimasto in funzione, quello di Rocca Cecia, continua ad essere sotto pressione da mesi e stanno tramontando le speranze della municipalizzata di poterlo svuotare nelle prossime 2 settimane per dar luogo alle necessarie manutenzioni. Ferma restando questa situazione e questi numeri, AMA ha valutato che già nella penultima settimana di agosto potrebbe esserci un deficit di oltre 500 tonnellate di rifiuti indifferenziati che rischiano di rimanere per strada, e la quota può salire a 2.000 la settimana successiva e a 3.000 nella prima di settembre, un crescendo che rischia di riproporre già prima dell'autunno quanto visto a giugno. Di qui l'appello della sindaca Raggi alla Regione per ottenere la proroga dell'ordinanza che scade il 30 settembre e che obbliga tutti gli impianti del Lazio a trattare i rifiuti della capitale, richiesta che per ora ha ricevuto una fredda risposta dall'assessore regionale Valeriani. Una condizione straordinaria non può diventare permanente, ha detto Valeriani. Da parte di AMA e del Campidoglio servono soluzioni durature.